Se stai guardando questo video è perché probabilmente non riesci a guadagnare su YouTube, non riesci a monetizzare dal tuo cash cow channel, non riesci a sfruttare il modello di business di YouTube Automation, un modello di business che abbiamo ampiamente trattato all'interno del corso di formazione di www.immobilidigitali.com. Ed uno dei motivi probabilmente per cui tu non stai esplodendo all'interno di YouTube e non stai facendo crescere il tuo cash cow channel è presente all'interno del video di oggi, dove ti parlerò di 7 motivi, 7 motivazioni, 7 cose che probabilmente stai sbagliando e che non portano il tuo canale YouTube ad esplodere. Infatti da anni mi occupo di YouTube Automation, Digital Marketing, YouTube Marketing, sono anche un video contributor ufficiale per quanto riguarda YouTube in Italia, mi troverai nel canale YouTube Viewers da oltre 9 milioni di iscritti. E la cosa che ho notato attraverso appunto la formazione che offro, attraverso le consulenze e le aziende e i professionisti che seguo, naturalmente non considerando gli iscritti e tutte le persone che mi seguono all'interno dei social, è che c'è qualcosa che li lega, cioè degli errori che vengono commessi e che spingono poi un canale, anche che ha potenzialità, a non ottenere risultati. E quindi dopo aver visto nel corso degli anni in realtà cos'è che non funziona e quindi gli errori da evitare assolutamente, mi sono deciso a realizzare questo video, perché generalmente sul mio canale trovi contenuti dove io ti dico cosa fare per ottenere risultati, ti do dei consigli, ti do delle strategie. Oggi invece ti voglio parlare di cosa non fare, che è altrettanto importante, ok? Quindi adesso ci addentreremo all'interno dell'argomento, ma prima di andare avanti ti invito ad iscriverti al mio canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perderti altri contenuti come questo. Voglio subito entrare in tackle parlando del primo motivo, che è probabilmente il motivo principale per cui non riesci a guadagnare attraverso il tuo cash cow channel. La maggior parte delle persone che non guadagnano è proprio per questo motivo. Voglio subito aprire il mio PC e ho qui 3 canali. Adesso ti spiego perché ti sto mostrando questi 3 canali, ci serviranno anche all'interno dei prossimi motivi. Il primo è un canale che tratta di musica relax essenzialmente, il secondo canale è un canale di comparazione e il terzo è un canale con una playlist di video divertenti, quindi i video sono playlist di video divertenti. I 3 canali hanno in comune che sono dei cash cow channel, probabilmente portati avanti col sistema di YouTube Automation, quindi il proprietario non ci fa nulla. In questo caso specifico non c'è proprio la voce in questi canali, ma ci sono una serie di clip, magari delle tracce audio, ok, e quindi ci sarà un videomaker che monta un po' il tutto. Ci sarà il SEO specialist che va poi a pubblicare il contenuto e ci sarà chi va naturalmente a controllare un po' quello che è il lavoro che viene effettuato sul canale e naturalmente chi ha creato il piano editoriale. Non c'è una voce, non c'è una faccia, quindi è un cash cow channel. Il problema però che io ho notato è che la maggior parte delle persone fallisce perché sceglie la nicchia in base alla facilità, quindi al fatto che sia meno complesso portare avanti quel canale. Infatti ti sto mostrando questi 3 canali che sono 3 canali di successo, non a caso, perché questi 3 canali in realtà, se tu volessi realizzare un canale sulla musica relax, non è molto complicato da fare, ti basterà semplicemente inserire delle immagini, una traccia audio, pubblichi video e il lavoro finisce lì. Lo puoi anche fare da solo, è molto veloce. Creare un canale come Watch Data, dove ci sono le comparazioni oppure le classiche classifiche, in realtà ho fatto anche vedere un video in passato, è un canale molto semplice da portare avanti, ok? E ti porta via poco tempo, non hai bisogno di metterci la faccia e la voce. Idem, prendere delle clip video, di video divertenti e metterle insieme è una cosa che tutti riescono a fare, ok? Basta semplicemente studiare un po' quelli che sono i software di video editing oppure prendere un professionista che faccia questo per te e il gioco è fatto. Qual è il problema? È che se tu scegli la nicchia semplicemente perché è facile da portare avanti, stai sbagliando tutto. Perché sì, è vero che in questo caso specifico troviamo dei canali che hanno un sacco di visualizzazioni con tantissimi iscritti e hanno anche dei risultati. Vi faccio l'esempio di questo canale, Piano Relaxing, dove il video meno recente è stato pubblicato un anno fa. Io ho anche un canale sulla musica relax, che ha anche più iscritti di questo canale, che mi genera introiti importanti. Ho fatto vedere per esempio che in un video da 30 milioni ho guadagnato $75,000. Quindi vi sto dicendo che sono il primo ad avere canali di questo tipo. Ma il problema è che tu l'hai scelto questo canale, in primis perché vedi i risultati e ci può anche stare, ti fa ingolosire da questo.
Però lo scegli anche perché è semplice da portare avanti, quindi tu pensi che in rapporto al tempo investito per questo canale o il denaro investito per questo canale e il ritorno economico è qualcosa che devi fare a tutti i costi, molto facile da fare e non ti devi impegnare. Però stai sbagliando perché non stai applicando il sistema di scelta della nicchia che io spiego in Immobili Digitali e che essenzialmente ti deve portare a fare anche una chiara analisi di quelle che è il mercato e capire come questi canali possono essere portati avanti, perché tu magari non sai che nella musica relax oggi crescere è, non dico che è impossibile, ma quasi. E per poter crescere magari devi anche essere spinto, magari da canali come il mio o da canali come Piano Relaxing che ti possono dare un boost, ok? E quindi tu non lo sai, non sapendolo inizi a pubblicare contenuti e pensi che possa funzionare. O magari adesso ti ho dato questa informazione e dici ok, allora sai che faccio? Creo il canale, vado da Piano Relaxing o da Mirko, pago per farmi spingere e il canale esplode. Ma non stai valutando altre cose che in questo settore possono funzionare o non funzionare. Quindi capisci che in realtà stai semplicemente portando avanti un cash cow channel perché pensi che sia facile da portare, perché pensi che ti può portare tanti risultati, ma non hai fatto nessuna analisi, non hai guardato in realtà cosa c'è dietro a questi canali, cosa sta funzionando in questo settore, cosa non sta funzionando, quanti canali in questa nicchia stanno invece fallendo, cioè questo tu non lo vai a vedere e ti basi, ripeto, semplicemente sulla facilità di creazione di canali di questo tipo, che è un errore che non devi mai fare. Quindi è chiaro che non devi scegliere un canale in base alla semplicità di portare avanti quel determinato canale, perché se non hai voglia di fare nulla, allora sfrutta il sistema di YouTube Automation e investi sul tuo canale, ma di questo ne parleremo tra poco. Entriamo però nel dettaglio del problema numero 2, ed è uno dei motivi per cui questi canali poi in realtà non funzionano, ad alcuni sì e a te no. Perché? Ritorno all'interno del mio computer e che cosa fanno molti? Ok, ho capito che questo canale è molto semplice da portare avanti e può portare grandi risultati. Allora, sai che cosa faccio? So utilizzare Filmora, so utilizzare bene Premiere Pro, quindi so editare i miei video. Vado su siti web tipo Pixabay, sito web gratuito, dove posso scaricare immagini gratis, dove posso scaricare clip video gratis e inizio a scaricarmi delle immagini e dei clip video, poi vado all'interno della musica e quindi o uso la musica di YouTube o uso questa musica presente su Pixabay, scarico tutto, vado nel mio bel programma di editing, monto il mio video e lo pubblico. Il problema principale qual è? È che hai pubblicato un contenuto con contenuti identici a tutti gli altri, perché qui su Pixabay come te ci sono altre milioni di persone che usano queste immagini, questi video e queste tracce audio, quindi stai essenzialmente andando a pubblicare dei contenuti senza voler investire nulla, perché non hai interesse nell'investire, vuoi fare tutto gratis se vuoi e pretendi di guadagnare tanto, attenzione, in nicchie molto complicate, in nicchie molto competitive, sperando di guadagnare, ok? E quindi l'errore che fanno la maggior parte delle persone dopo aver scelto la semplicità è scegliere di pubblicare contenuti non originali, identici a tutti gli altri, sfruttando portali che vengono utilizzati da altre milioni di persone e in più nell'editing del video, dove attenzione, non è detto che se tu usi questi stock video, queste immagini, questa musica non possa funzionare un canale, attenzione, può funzionare nonostante questi problemi un canale, però non stai facendo in realtà le cose che andrebbero fatte per evitare di non farlo funzionare, quindi se funziona, ben per te. Ma, attenzione, anche con queste clip, anche con queste immagini, anche con queste tracce audio, il tuo canale potrebbe funzionare se tu in fase di montaggio andassi a fare un editing come lo insegniamo noi in Immobili Digitali, che non è mettere tre foto di fila e una traccia audio sopra a un video e quindi creare questa clip che viene ascoltata con delle foto che scorrono in stile slideshow, ma è molto altro, ok? Perché ricordati che YouTube vuole contenuti unici. Il terzo motivo per cui un canale cash cow non funziona è perché non consideri tre aspetti fondamentali. Molti mi dicono, ma io ho seguito il video dedicato alla SEO di YouTube, quindi ho ottimizzato il video al meglio, ho impostato il titolo, la descrizione, i tag, ho impostato la scheda, la schermata finale, eccetera, eccetera, ma non riesco a ottenere i risultati, come mai, che cosa sta accadendo? Ho fatto tutto quello che dovevo fare. In realtà però non stai considerando tre aspetti importanti. Il primo è questo, il video va ottimizzato in ottica SEO e quindi se lo ottimizzi in ottica SEO e segui quello che spiego sul mio canale YouTube, ma soprattutto spiego in Immobili Digitali dove ti do dei contenuti naturalmente premium, lì fai realmente il massimo che puoi fare per ottimizzare un contenuto
agli occhi di YouTube, agli occhi dei motori di ricerca. Però devi considerare il contenuto, che è un altro aspetto importantissimo, quindi ricordati sempre che la frase content is the king, il contenuto è il re, è una frase che è troppo vera, è troppo reale, proprio perché senza il contenuto non si va da nessuna parte, è quello che le persone vedono. Quindi se non crei un contenuto unico, un contenuto d'impatto, un contenuto che incolli lo spettatore allo schermo, un contenuto che sia in target con la tua nicchia, che piaccia ai tuoi spettatori, non vai da nessuna parte. E il terzo aspetto, ricordati che è importante, oltre al contenuto, oltre a quello che tu fai dal punto di vista dell'algoritmo, il marketing. Il marketing dove sta? Il marketing in un canale YouTube sta in come lo promuovi, nella copertina che vai a realizzare. Credimi se ti dico che se sbagli a creare delle copertine, se pubblichi copertine brutte, il tuo video può non funzionare. La copertina, la miniatura del video fa un'enorme differenza. Il titolo che scrivi non deve essere scritto solo in ottica SEO, ma deve spingere lo spettatore a invogliarsi a cliccare, così come la copertina. Quello che poi tu fai all'interno anche degli altri social network, e come vai a condividere il video, come strutturi il tuo canale, farà un'enorme differenza. E la maggior parte delle persone si perde sempre nella creazione del contenuto e nel marketing, perché ripeto, la SEO è una cosa che una volta che impari a farla, soprattutto ripeto col nostro corso, la fai bene. Però se non ti impegni nel contenuto e non lo fai bene, e quindi di conseguenza non hai professionisti che ti possono anche aiutare in questo se non sei in grado, e non sfrutti il marketing pienamente, non vai da nessuna parte con un cash cow channel. Il quarto motivo per cui non stai avendo risultati con il tuo cash cow channel è perché non hai creato un piano editoriale ben strutturato e soprattutto non lo stai seguendo e ti lasci influenzare da quelli che sono i risultati che stai avendo in un determinato periodo. E nel punto numero 7 ti dirò una verità sacrosanta che fa un'enorme differenza in questo settore, quindi rimani collegato fino alla fine. Però voglio entrare all'interno del computer e ti voglio mostrare un cash cow channel di una persona che segue i cash cow channel, YouTube Automation, immobili digitali. Naturalmente è un cash cow channel, mi è stato inviato questo canale, quindi per questo mi sto permettendo a farvelo vedere, che però servirà a questa persona soprattutto nel capire perché non sta funzionando, ma servirà anche a voi nel farvi capire che cos'è che non funziona in questo settore. Questo è un cash cow channel che presenta tutti gli errori di cui vi ho parlato, ok? Ora non voglio entrare troppo nel dettaglio dei vari errori, perché già tre che abbiamo visto precedentemente li vediamo in questo canale. Vedremo anche i tre successivi, ma vediamo l'errore del piano editoriale. Guardate un po' cosa è successo in questo canale. In questo canale non è stato realizzato un piano editoriale con 33 video. Non ci sono 33 video, io non li conto. Come dico sempre su YouTube, tu se crei un piano editoriale di almeno 33 video, 30, 33, 35 video, lì inizi a vedere i risultati. Quindi in primis c'è un problema che vedremo nel punto numero 7, non voglio più entrare nel dettaglio, ma ve ne parlo tra poco. Però l'errore che io vedo qui è che è un piano editoriale non strutturato nella maniera corretta. In primis perché mi trovo in un canale che parla di relax con la natura, dei reel, degli short, che non c'entrano nulla. Perché se tu vuoi improntare un canale magari con il fuoco del camino e quindi anche da utilizzare come sottofondo ambientale, musica ambientale, eccetera eccetera, va bene, vuoi realizzare quel tipo di canale, ok, anche se qui è il problema che sono clip prese da altre parti, quindi identiche, eccetera eccetera, ma il problema principale è che qui gli short non c'entrano nulla. Quindi già iniziate a pubblicare nel canale dei contenuti che non vanno bene. Guardate un po' cosa succede. Io qui mi ritrovo 1800 visualizzazioni, qui me ne trovo 4000, qui 4000, qui 466, qui quasi 5000. E poi che cosa si fa? Si inizia a pubblicare degli short. Questi short vanno praticamente a cambiare totalmente quella che era l'idea che si era fatta YouTube del canale. Guardate un po' quello che succede dopo: non ci sono più visualizzazioni, perché YouTube ha capito che questo canale, cioè non ha capito niente di questo canale, non lo riesce più a ottimizzare, ha perso l'ottimizzazione di YouTube che gli aveva dato. In più questi video che hanno fatto delle belle visualizzazioni, se la persona avesse continuato su questa strada, nonostante, ripeto, ci sono diverse problematiche, probabilmente avendo un piano editoriale strutturato non solo nell'errore di pubblicare short dove non c'entravano, ma nel creare un piano editoriale che rispettasse i giorni. Se tu decidi di pubblicare lunedì, mercoledì e venerdì, devi pubblicare lunedì, mercoledì e venerdì sempre, non ti devi fermare, al di là del risultato devi andare avanti, devi migliorare, questo sì, devi cercare di capire in cosa stai sbagliando, ma devi andare avanti. Io qui mi ritrovo video pubblicati 10 mesi fa, 9 mesi fa, eccetera eccetera, e poi guardate un po', a un certo punto 8 mesi fa
boom, si ferma la pubblicazione. Per 4 mesi questo canale non pubblica e ci si ritorna a pubblicare. Cosa succede? Questa persona mi dice: non riesco a capire perché non sto avendo risultati. Il motivo in questo caso specifico di questo canale, ripetiamo, togliamo un attimino tutti gli altri problemi, perché l'ho voluto portare questo canale proprio per il problema numero 4 del piano editoriale, è che non si sta seguendo un piano editoriale nella maniera corretta, né nella creazione dei contenuti, perché sono contenuti anche leggermente diversi tra di loro, anzi molto diversi tra di loro in alcuni casi, perché prima pubblichi video sugli animali, poi video del camino, cioè sono cose che comunque anche tra di loro possono non essere coerenti, ok? Vedete, all'inizio era tutto animali, poi a un certo punto il camino, gli short. Hai pubblicato short in un canale che non c'entrava nulla e non hai rispettato anche i tempi del canale, cioè i giorni in cui devi andare a pubblicare. Questo ha fatto sì che YouTube a un certo punto non premiasse più questo canale e ha smesso di farlo crescere, ok? Questo non vuol dire che questo canale è perso, ma oggi su questo canale andare a lavorarci è molto complicato, perché ripetiamo, YouTube ha già preso una decisione su questo canale, e riprendere un canale di questo tipo diventa molto complicato, soprattutto se si lavora in questa maniera senza un'idea ben precisa di come portarla avanti. E soprattutto io qui mi ritrovo troppe nicchie diverse, ok? Nonostante si parla di musica, clip, video, eccetera, mi trovo animali, sonno profondo e rilassato, il camino e così via. Sono cose che tra di loro non vanno bene. Un altro errore che vedo in questo canale e che vedo in molti canali, che attenzione, non è una cosa vitale, però ti fa risparmiare un sacco di tempo e soprattutto anche di denaro se decidi di portare avanti col sistema di YouTube Automation o Cash Cow Channel, torno da voi, e non iniziare da un canale già avviato, un canale già monetizzato. Ho realizzato un video da questo punto di vista, andatelo a guardare sul mio canale, dove parlo di acquistare canali monetizzati, ok? Grazie anche per esempio al sistema di trading di immobili digitali che spieghiamo nel nostro corso di immobili digitali, trading immobili digitali dovrebbe essere il corso numero 5 se non erro, noi spieghiamo come comprare e vendere canali YouTube come fosse un classico real estate, quindi come nel mercato immobiliare tradizionale, però in questo caso specifico puoi comprare asset digitali come canali YouTube già avviati. Ecco, non iniziare da un canale che ha già ottenuto il programma partner e hai la possibilità tra l'altro molto spesso di trovarli anche, i canali di nicchia, nella stessa nicchia in cui vuoi operare tu, secondo me è un errore che ti fa perdere un sacco, veramente un sacco di tempo, perché tu immagina di poter partire da un canale che ha già 1000 iscritti, 4000 ore, che è già stato approvato, dove devi pubblicare contenuti e già guadagni dalla prima visualizzazione, e immagina invece, come nel caso di questo canale, dover partire con 90 iscritti, cioè con 0 iscritti, e quindi dopo un anno di lavoro hai ancora 90 iscritti, magari non hai raggiunto le ore di visualizzazione e quindi devi stare lì a aspettare che ti monetizzano il canale prima di vedere i primi centesimi. Questo è anche demotivante, quindi non è solo un discorso che non si può far partire, perché noi tantissimi canali li facciamo anche partire da 0 iscritti e arriviamo alla monetizzazione in poche settimane. Però generalmente preferiamo sempre partire da canali già avviati o comunque canali monetizzati che hanno le 4000 ore e 1000 iscritti e poi andare avanti, perché in quel caso specifico capisci bene che è molto più semplice poter lavorare. Quindi questo è un consiglio che ti posso dare, che ti va a dare una grossa mano, ripeto, dal punto di vista del mindset, dal punto di vista dei guadagni e anche della brand awareness, perché è normale che un utente tende a seguire di più un canale che ha 1000 iscritti rispetto a uno che ne ha 0. E ora, visto che da fine luglio 2022 non si possono più nascondere gli iscritti, capisci bene che farsi seguire su YouTube, soprattutto all'inizio, diventa un po' più complicato, perché vuoi non vuoi la social proof, la riprova sociale fa la differenza. Il sesto grave problema che vedo nella maggior parte dei cash cow channel che non funzionano è che gli utenti di questi cash cow channel non hanno capito un concetto importante: se tu vuoi non investire denaro, devi investire del tempo in questo cash cow channel e creare un canale di qualità. Quindi non fare gli errori che ti ho fatto vedere, non pensare di trovare scorciatoie, ma non hai soldi per pagare un voiceover? Benissimo, allora non utilizzare magari software di voci automatizzate, che possono anche andare bene, attenzione, ci sono canali che funzionano, ma se usi quelli che usano tutti non ti devi aspettare poi di avere grandi risultati, ok? Quindi potresti avere grandi risultati, noi abbiamo studenti che guadagnano un sacco con questi canali, con i software di voce automatizzate, ma potrebbe essere che YouTube a un certo punto cambia le policy, se ne accorge e ti demonetizza il canale. Può accadere tanto nel corso del tempo, e quindi comprendi e capisci che nel caso in cui non hai proprio budget da investire, investi il tuo tempo
nel magari metterci tu la voce, o se non vuoi mettere la voce vuoi creare un canale unico come quelli che hai appena visto, fallo bene, ok? Però devi sapere editare i video, devi potenzialmente saperci mettere la voce, quindi imparare qualcosina dal punto di vista del mondo dei voiceover, devi saper pubblicare un contenuto, fare la grafica giusta, eccetera eccetera, perché non basta semplicemente trovare il software che ti permette di fare le miniature gratis, il programma che ti permette di mettere la voce robotica gratis, il montaggio video con un software che ti permette semplicemente di fare qualche taglio e tanti saluti perché Premiere Pro è troppo difficile, non va bene, non funziona. In quel caso, ripeto, se sei una persona che non ha voglia di impegnarsi, ma ti piace avere dei business automatizzati dove guadagnare senza fare nulla ogni giorno, allora devi sfruttare il modello di business di YouTube Automation che impone il fatto di investire denaro. Paga professionisti come un videomaker, come un voiceover, come un copywriter che scriva lo script, come un grafico che possa realizzare la copertina, un SEO specialist che possa pubblicare i contenuti e magari tu ti occupi solo di gestire il tuo canale, ok? Nel corso di Immobili Digitali facciamo vedere come trovare professionisti super competenti che possano lavorare per te a prezzi molto concorrenziali, più bassi di quelli che generalmente vedi e trovi sul mercato, oppure puoi trovare i professionisti all'interno di immobilidigitali.com. Però in ogni caso le due cose devono andare: o investire il tempo o investire il denaro. Non puoi pensare di non investire tempo e non investire denaro e avere risultati, perché non funziona così. Il settimo motivo è strettamente correlato al motivo numero 4, alla creazione di un piano editoriale. Vado all'interno del mio computer perché ti voglio far vedere sempre il canale che ho preso come esempio, proprio per farti capire i vari problemi che poi uniti insieme portano un canale a non avere risultati. In questo canale un'altra cosa che non è stata fatta è dare del tempo al canale. Se tu decidi di realizzare un piano editoriale, e come ho consigliato io, realizza un piano editoriale di almeno 33 video, in modo tale che dopo 33 video più o meno dovresti aver raggiunto dei risultati ottimali. 4-5 video magari ti sono già andati virali, magari solo uno, nessuno, vuol dire che stai sbagliando qualcosa. Tanti video significa che stai lavorando bene, ma dopo 33 video hai delle risposte. In questo caso specifico non è stato fatto, quindi non è stato realizzato un piano editoriale ben stabilito, ma nello stesso tempo non è stato dato tempo al canale. Il primo video di questo canale è stato pubblicato, come potete vedere, 10 mesi fa, quindi se questo canale avesse pubblicato almeno un contenuto a settimana, magari ogni giovedì ore 21 un nuovo contenuto, era un canale che aveva già una marea di contenuti, perché sì, qui siamo a più di 30 contenuti, ma questo canale dobbiamo dividerlo anche in due filoni. Fino a qui, poi muore il canale perché non pubblica più contenuti e resuscita qui, ok? Capite bene che in realtà qui non è stata applicata la regola dei 33 video, perché finisce qui, non siamo arrivati a 33 e ricomincia qui. Poi, se non consideriamo gli short, essenzialmente non è stato fatto un buon lavoro nemmeno da questo punto di vista. Quindi ricordatevi che questo è un business in cui un canale può anche partire subito, ma talune volte un canale può partire anche dopo un anno, certe volte. Io ho visto canali partire dopo un anno e fare numeri stratosferici, ok? Perché magari era una nicchia difficile da scalare, ma migliorando, anche facendo le cose per bene, poi il canale è partito. In più, dovete anche considerare una cosa, che questi sono tutti contenuti evergreen in questo canale, quindi non essendo in trend, è normale che non possono subito fare un milione di visualizzazioni, soprattutto se non investi, perché io so che in questo canale non si è investito nulla, né nei professionisti, né tantomeno magari in farsi spingere nelle playlist di altri canali simili a questo, e quindi capite bene che il canale aveva bisogno di tempo, ma non gli è stato dato, ed è stato fatto tutto quello che in realtà non doveva essere fatto in un canale come questo. Quindi sono stati fatti tutti e 7 gli errori, ma secondo me l'errore ancora più grave in assoluto che è stato fatto in questo canale è stato proprio questo: non dargli il tempo e aver lavorato in questa maniera, fino a 8, da 10 a 8 mesi contenuti costanti, poi ci si ferma e si riprende dopo 4 mesi. Questo non può funzionare. Infine ti voglio parlare di un ottavo motivo bonus molto importante, e voglio entrare nel mio computer. Questo può essere per te una soluzione, non solo per evitare gli errori di cui ti ho parlato in questo video, ma ce ne sono anche altri, ma soprattutto sapere esattamente come portare avanti un cash cow channel e il sistema di YouTube Automation. Infatti l'errore che fanno molti è non investire in formazione. La prima cosa in assoluto che va fatta in questo settore è investire in formazione. Ora, quello che io farò all'interno di questo video è regalarti un webinar, quindi un'ora gratuita di formazione
dove insieme a Pietro Cangemi dimostriamo in questo webinar come funziona il modello di business di YouTube Automation degli immobili digitali dei Cash Cow Channel. Te lo spieghiamo dettagliatamente se non lo conosci bene, ma soprattutto ti daremo la soluzione a quella che è la formazione che ti permette di capire realmente cosa funziona in questo settore, come andare avanti ed entrare all'interno di un gruppo, di una community, di un insieme di persone, ok, che ti possono supportare, dove se tu hai una domanda hai subito una risposta. Che abbiamo un gruppo Telegram privato, perché comunque facciamo le classi mensili, perché aggiorniamo i nostri percorsi formativi, aggiornando i video sempre con nuovi contenuti e con contenuti naturalmente che in quel determinato periodo funzionano. Quindi se un contenuto diventa troppo vecchio e c'è da modificare qualcosa, lo facciamo. Quindi un corso, un percorso sempre aggiornato. E quello che ti consiglio di fare è di andare qui in basso, visionare questo webinar, dedicati un'ora del tuo tempo. Tanto il webinar è totalmente gratuito e poi vedrai che il percorso formativo che ti mostreremo all'interno di questo webinar è quello che fa il caso tuo. Però ricordati che in questo settore non puoi pensare di andare a tentativi, non puoi pensare di dire ma mi guardo qualche video su YouTube, tento e quando inizio a fare i primi guadagni poi mi compro il corso, investo nei professionisti, perché non funziona così. Non funziona così, i primi guadagni non ci saranno mai se pensi di fare il tutto a livello amatoriale. Perché ricordati che un business, se tu lo affronti in maniera amatoriale, ti paga in maniera amatoriale, molto spesso non ti paga nulla. Se lo affronti da professionista, se lo affronti da imprenditore, ti paga da professionista e imprenditore, allora in quel caso ti può realmente pagare bene. Io con questo video ho terminato, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao e a presto.